Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Dario Bagatin, che mi chiede di parlare del film di James L. Brooks, di produzione chiaramente americana del 1997, con Greg Kinnear, che qui diventò famoso, Helen Hunt, che la lanciarono ancora di più, e l'ottimo Jack Nicholson. In Qualcosa è cambiato, una delle commedie di più grande successo di fine anni 90, uno degli ultimi film di grande successo di un Jack Nicholson straordinario, bisogna dire, nel ruolo di Melvin, questo scrittore egoista, completamente che odia tutto il mondo che intorno, cinico, e che appunto al vicino di casa omosessuale con il canino che non sopporta, e poi chiaramente l'unica persona che lo sopporta in realtà è questa cameriera, appunto interpretata da Helen Hunt, che lo reputa quasi una persona normale. Il nostro a un certo punto è odiato da tutti, però è costretto in realtà a dare una mano all'amico, al non amico omosessuale della porta accanto a tenere il suo cane, ed è costretto in un certo senso ad aiutare anche la cameriera, perché ha bisogno di un dottore, insomma, per un parente che deve essere curato il figlio, è tutto quello che sta succedendo, la crescita e la nascita di un uomo che da essere così egoista, burbero e tutto il resto, in realtà si scoprirà essere un cuore d'oro. E in tutto questo il grande Jack Nicholson riesce a dare veramente una prova di grandissimo talento, seguito da una Helen Hunt eccezionale, veramente eccezionale, in un ruolo fortissimo, e Greg Kinnear riesce a essere convincentissimo, come tutto il cast, comunque uno più bravo dell'altro. Una bella musica, una, diciamo così, oggettivamente un film fatto bene, scritto comunque in punta di penna, nonostante secondo me nella prima parte, la prima ora sia veramente fulminante, e poi piano piano incomincia a scivolare sempre più nel tarallucci e vino per un finale buonista e retorico che poco mi si addice. E il film in realtà, in un certo senso, vuol dare un colpo di via e un colpo di là. È uno di quei classici film che è diventato caltissimo, mi posso rendere conto, perché alcuni dialoghi sono fulminanti, il personaggio di Dante, come ho detto, è bello ma intrigante allo stesso tempo, non è solo una scatola vuota, il grandissimo Kinnear dà grande prova, la scrittura, Brooks è uno che ha fatto, insomma, Voglia di tenerezza, che era un grande film nonostante il titolo terrificante, 40 anni di epopea veramente quasi altmaniana, e qui comunque dona una bella mano, perché ha un gran montaggio, sa utilizzare le lenti giusti, ha il giusto ritmo, ha il giusto, diciamo così, idea anche di fotografia e di mostrare un certo tipo di cambiamento, ecco, di umore, di voglia di amicizia, di voglia di paternità, di voglia d'amore, insomma tutto quello che il nostro Nicholson ha sfuggito e che poi nel film in realtà ritornerà addosso con goduria anche dello stesso personaggio. Per un film, ripeto, ben fatto, sicuramente come ho detto scritto in maniera gradevole, ma che per il sottoscritto prende una piega sempre più buonista e sempre più in un certo senso retorica, che a un certo punto veramente mi stanca, e questo probabilmente è tutta colpa mia, perché il film è un cult, garba a tutti, tutta la critica lo esalta, per me non è un film assolutamente da saltare, è un film discreto che si guarda volentieri, tirato su dalle interpretazioni magistrali dei nostri e da una regia veramente che riesce a colpire nel segno nei momenti in cui deve far ridere, nei momenti in cui deve essere drammatica, nei momenti in cui deve cercare, insomma, di raccontare la storia di questi personaggi e anche le disuguaglianze sociali e anche le disuguaglianze monetarie, e lo fa attraverso comunque un cinema ipercommerciale, un po' troppo secondo me laccato, che però insomma a tratti raggiunge il suo bersaglio con le frecce che ha a segno, alcune secondo me vanno a vuoto. Ripeto, comunque non è un classico tipo di film che mi garba, e se rimaneva tutto cinico e crudele come la prima parte mi sarei divertito molto di più. Nella seconda viene fuori, diciamo, il cuore, ma è un cuore secondo me un pochino troppo laccato, come ho detto. Detto questo, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram, sapete che cazzo faccio a giro per l'Italia, e questo Qualcosa è cambiato non lo devo davvero consigliare io, ce l'ha tutto il mondo, l'ha visto questo mondo, è un film di 25 anni fa, è rimasto 26 anni fa, ormai è rimasto super cult. Chi ama Jack Nicholson o Helen Hunt non se lo faccia sfuggire, perché la prova d'attoriale è incredibile. Chi ama Jill Brooks come regista sicuramente, insomma, lo dovrà fare suo, perché è un'opera tutto sommato che in un certo senso gli appartiene, nonostante non appartenga un granché al sottoscritto.